qui intanto inquadrato. La prima fase è quella che stiamo seguendo, Liberia-Nigeria. Naturalmente avremo l'aggiornamento, in questo caso due pareggi piuttosto che due vittorie come il Camerun. 2-0-0, il primo contro la Costa d'Avorio del settore d'attacco liberiano. Okocha allarga il gioco con una buona intuizione, Finidi però che raggiunge il pallone immediata dell'Algeria. Ancora con l'alternanza di immagini, grazie alla perfetta regia con Eurosport abbiamo potuto seguire dunque in diretta il gol di Mali. Ancora fra Mali e Algeria con i padroni di casa lanciatissimi, ancora su Liberia-Nigeria. E riprendendo, dunque, milita nel campionato francese, sono diversi chiaramente i giocatori che militano nel campionato francese, su tutti però attenzione, il tiro in porta è ancora Crichton che va a respinto invece il giocatore, attenzione con la Nigeria che si porta in avanti, Kanu però fermato, anche dicevamo, se ogni qualvolta lo fa mette in seria difficoltà la retroguardia liberiana. Dicevamo della classifica, pallone lo perde però con la Nigeria che riparte, ancora con JJ Okocha, giocata centrale adesso per Finidi e stiamo per tornare dunque a Mali-Algeria. Ed eccoci con quale è franato addosso proprio al giocatore in maglia blu, l'arbitro lascia correre anche questo intervento, supera di gran lunga anche l'assetto tattico della Liberia. Ancora qui una dimostrazione con la valle sulla destra per JJ Okocha che rispetto al primo tempo, almeno in questi primi istanti, siamo al quarto minuto. Ricordo ancora una volta a proposito di questo che Eurosport copre interamente l'intera Coppa d'Africa. Intanto JJ sorride dopo il tiro, dopo la grandissima sventola di JJ Okocha, non nuovo a questo tipo di soluzioni da lontano, anche nel campionato francese spesso l'abbiamo visto andare al tiro, non solo al tiro, attenzione uno svarione, il gol, la Nigeria si porta in vantaggio, vantaggio come detto tutto sommato meritato, e guardate come il giocatore nigeriano con la maglia numero 17 fa anche il modo in cui lo stesso Agaowa ha festeggiato, questo è l'incredibile svarione invece in piena area di rigore. Mali e Algeria, intanto qui rivediamo il gol dopo lo svarione di Dixon, dicevo che ci sono degli aggiornamenti. La Repubblica Democratica del Congo ne hanno uno ciascuno e una situazione simile si profila invece nel girone 4 dove il Senegal ha il gol di Julius Agaowa, incredibile. Intanto qui rivediamo il dribbling strettissimo di Kanu, il tiro sul quale Crichton questa volta non si è fatto superare. Dicevamo che la Nigeria sta legittimando il vantaggio anche con questo giro. E dicevamo dell'arrabbiatura di George Weah, il quale si vede davvero fuori a questo punto dalla Coppa d'Africa, lui che è liberiana, credo che poco possa cambiare, ma vedremo comunque se il risultato potrà essere quantomeno agguantato dalla formazione liberiana. Qui invece Babangida si trascina il pallone, questi contatti in area di rigore ce ne sono sempre molti, ma è stato spinto alle spalle Kanu che è ancora pronto a ricevere il cross, eccolo Kanu che controlla in area di rigore, la chiusura poi tempestiva, poi ancora un tiro dalla lunghissima distanza, sfera, uscire e poi il lancio di Okocha con l'esterno, una grandissima giocata per Babangida che punta la retroguardia avversaria, entra in area di rigore, mantiene in campo il pallone, ancora una volta avete visto tutto caro, comunque una soluzione, parte Okocha, questa volta il tiro non è con la maglia numero 10, numero che tra l'altro indossa anche in occasione delle sfide transalpintro. Giocatore, si tratta del numero 2 Fallà, Johnson Fallà, evidentemente difensore, vedremo chi andrà a sostituire. Un calcione di Taribo West per liberare, adesso il contropiede che parte con Finidi Gio, con Babangida che entra in area di rigore, si fa però recuperare Nigeria che fallisce incredibilmente a 4 minuti e mezzo. Possiamo rivedere il contropiede velocissimo di Babangida che non ha toccato il pallone, se non sbaglio non l'ha toccato e questo non gli ha permesso di